dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Melania, spada di Mikella. Vabbè, metteci di più tempo. Che cazzo? Tic, dai, impegnati. Tic, impegnati. Ai, Kaiser. E che la ferma più a questa, oh? Mi ha devastato Tic. Ma si è curata, non ho capito. Stronza sicura, brutta bastarda. Ma cazzo, ma sicura anche. Porca puttana, cazzo. Porca puttana, cazzo. Anche Tic qua subisce male, ragazzi. Ogni volta che ci colpisce si ricarica la salute, questa. È così che funziona. Sì. A quanto pare funziona così, ragazzi. Guardate come si sta ricaricando la salute.
Io sono Melania, la stronza baldraca cagacazzo. Porca merda. Dagli. Dai. C'è. A fare a quell'attacco. E non è finita, ragazzi. Lo so, cazzo, che non è finita, bastarda. Non ce la faremo mai. Se questa ci colpisce... continua sempre a ricaricarsi, ragazzi. Cioè, la cosa veramente brutta è anche questa, perché già è forte, poi si ricarica anche la salute. Non possiamo farcela. Non possiamo farcela. Thank you.
Aia. Dai, sì, cazzo! Porca troia! Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Che parto! Runa maggiore di Melania. E Malenia, scusate. Rimembranza della dea della marcescenza. Vattene a fanculo, troia! Scusa, ma sei stata un po' baldracca. My match. Eh sì. Uff. Che casino. Che casino, ragazzi. È stata tostissima. Ma ce l'abbiamo fatta. Ho utilizzato fiumi di sangue. Questa katana. Siccome Tick purtroppo non ce la poteva fare, ho provato con la lacrima riflessa. E dopo un po' di tentativi l'abbiamo buttata giù, ragazzi. Perfetto. Ok.
ci ho messo davvero tanto però, eh. Ci ho messo 2 giorni, ragazzi, e in questi 2 giorni ho registrato tipo 3 ore e mezza di video. Quindi potete immaginare. Comunque la katana a fiumi di sangue è veramente cazzotta. Io direi di fare un punto di arcano così. Perché dovrebbe scala su arcano, mi sembra, a fiumi di sangue, quindi se non mi sbaglio. E facciamo anche vitalità di nuovo, così saliamo almeno a 40 di vitalità. Ok. Oh, questo? Cos'è? Che cazzo è sta cosa? Ok. Non facciamoci troppe domande, ragazzi. Oh, ho il cuore che batti a 1000. Mi devo riprendere. Non ci credo ancora, se devo essere sincero. Non ci credo ancora. Comunque, anche se Tick è veramente cazzuto, a quanto pare la lacrima di Fless è ancora più cazzuta. Sì, è ancora più cazzuta. Non abbiamo finito qui, ragazzi, perché ci sono diverse strade ancora da vedere. Però magari le vediamo adesso. Ce la facciamo, vediamo un po'. Vi farò diversi taglietti. C'era una strada che non abbiamo percorso. Se non ricordo male ci stava anche un avatar che passeggiava, faceva avanti e indietro. La grazia più vicina. Canale di scarico. Qua, stanza delle preghiere. Vediamo, dai, ragazzi, vediamo. Beh, sì, dai, riprendiamo da qui. La strada che sto dicendo è questa qua sotto. Fatemi raccapezzare un attimo per capire. Eccolo lì l'avatar. Dove dobbiamo andare? Qua, se non mi sbaglio, c'era una scala. Qua c'è anche un montacarichi. Proviamo a buttarci qua sotto, così. Ce la facciamo? Sì, giusto giusti. Che ragazzi, qua non siamo andati. Tutto stronzo. Vaffanculo. Cioè, tutto sto cazzo di casino per una pietra da forgiatura funeraria a 9. Vabbè. Comunque, qua ci siamo stati. E ok. C'è l'avatar, ragazzi, da affrontare. Ci spaccherà il culo malamente. O lo skippiamo giusto per vedere dove andiamo a finire. Sapete che mi sa che, a parte l'avatar, non posso neanche invocare qua. Merda. No, vabbè. Questo stronzo ci spacca il culo, ragazzi.
pietra da forgiatura funeraria del drago. Forse possiamo... Ciao. Attenzione! Porca troia, bastardo! Dicevo ragazzi, forse possiamo potenziare al massimo questa katana. Mi torno a buttare qua perché ci stanno le mie rune. Guardalo. Maledetto stronzo. Allora, se mi butto qua sotto è pieno di abomini, quindi evitiamo. Qualche altro posto che non abbiamo visto? Canale di scarico. Forse per di qua, ragazzi, c'è una strada, perché noi siamo saliti sopra questo ramo. Però qua in fondo non siamo andati. Runa dell'eroe, ok, non c'è altro. Sto perdendo un po' di tempo qua, giusto per spipolare meglio il posto. Ormai tanto la parte, diciamo, peggiore l'abbiamo fatta, la parte più complicata. Ce la facciamo di nuovo qui. Però, che per quanto sia cazzuta, questa katana, io direi anche di cambiarla. Di cambiare arma, perché l'attacco normale fa pochi danni. E infatti... È stato un attimo. Beh, fiumi di sangue, se è stata veramente utile, però adesso io vorrei tornare con lo spadone, se lo ritrovo. Con lo spadone reale, va bene. Ci facciamo un giro qua? Che dite? Oh brutto stronzo, maledetto. Cazzo, mi date il tempo di recuperare le mie rune? No. Giusto per non perderle. Solo per questo. Muori? Allora, se riusciamo da qua, ma non, no, assolutamente no, va bene. Là siamo andati, là sotto siamo andati. E ok. Qua ci siamo entrati. Aia! Ma...
Spiegatemi come cazzo hanno fatto adesso, scusate, no. Voglio una spiegazione, perché non è possibile che... Avevo lo scudo, ragazzi, stavo facendo l'attacco con lo scudo. Mi hanno messo anche marcescenza questi stronzi. Oh, ne approfittiamo, ci facciamo qualche runetta e ci facciamo anche un altro livellino. Però qua sotto ci siamo buttati, l'avatar non mi sembra il caso di affrontarlo perché tanto ci ammazzerà malamente e perderemo tutte le rune, quindi lasciamo stare. Stiamo tornando indietro. Quindi niente ragazzi, forse qua non c'è altro. Dubito che non ci sia altro, ma diciamo che abbiamo fatto. Lei? Adesso riposiamo qua, ci facciamo un altro livellino. Saliamo a 40 di vitalità. E niente, ragazzi, ce ne andiamo da qui. Possiamo ritenerci più che soddisfatti. Io a questo punto direi anche di tornare al trono ancestrale. Qua. Ai piedi dell'albero madre. Oh cazzo. Scusa, mi sono dimenticato di te. Zacchete. Vabbè dai ragazzi, penso che sia arrivato il momento di parlare con Melina per vedere cosa ci dice. Così entriamo in una fase successiva della storia e andiamo avanti.